Benvenuti alla TG Estate, oggi saremo in compagnia di Francesco Rizzo, titolare e anima di Maratea Web Radio, poi ci sarà l'angolo dedicato ai buongustai e quindi ci sarà Gusto Estate con Francesca Pellegrino, ancora una volta in compagnia di Andrea Cagnetti, dello chef Cagnetti, e poi Brumotti, Vittorio Brumotti, con una clip che ha girato nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, e quindi vi faremo conoscere le bellezze di questa area protetta della provincia di Salerno, più a sud della Campania. Intanto vi ricordo che a Pestum in agosto si terranno i concerti di Massimo Ranieri il 14 agosto, mentre Fiorella Mannoia a Pestum sarà in concerto il 19 agosto e Subsonica il 21 agosto. Il Villamare Film Festival ci sarà anche quest'anno e si terrà dal 21 al 28 agosto, le serate spettacolo con le proiezioni dei corti in piazza, quelli ovviamente stiamo parlando dei corti che saranno selezionati. Queste serate si terranno dal 24 al 28 agosto, quando appunto il 28 agosto saranno proclamati i vincitori di questa nuova edizione. La location del Villamare Film Festival è sempre la stessa, la piazzetta di Maria Santissima di Porto Salvo, affacciata sulla spiaggia di Villamare. E ora andiamo all'interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e con Vittorio Brumotti vi mostriamo le bellezze di quest'area protetta. Venite con me, oggi vi porto in uno dei luoghi più belli del mondo. Siamo in Cilento, terra di miti e di bellezza, sintesi di storia, di suggestione e di magia. Torri saracene, castelli, fiumi e cascate, piccoli borghi, ma anche spiagge soffici e dorate. Un mare cristallino, un luogo denso di fascino e di mistero, ideale per rilassarsi, per fare sport, per ricaricarsi di energia positiva. Dalle vette inesplorate alla costa selvaggia, maestosa con un mare da sogno. Sono centinaia le cose che si possono vedere, ma l'importante è non farsi prendere dalla fretta. Non farsi mordere dall'ansia di vedere tutto subito. Qui il turismo è un'altra cosa, è un viaggio nel senso più autentico del termine. È la scoperta dei luoghi, è immersione nei luoghi stessi, è procedere su un sentiero ma anche entrare dentro se stessi. È capire che dietro una montagna o un paese c'è un mondo che sono come tesori nascosti, che per essere colti hanno bisogno che venga dedicato loro tempo e passione. Il rischio però, questo va detto, è di lasciar per sempre un pezzo di cuore in questa terra. Ciao ragazzi, un saluto dal vostro 100% Brumotti. A bombazza!
Avete visto quante cose belle ci sono sul territorio del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano? Vi consiglio di andare a conoscere alcune di queste realtà, un territorio che vi dà la possibilità di conoscere la bellezza dei borghi, di apprezzare la bellezza del mare, perché è un mare protetto, ci sono le aree marine protette e poi ci sono tanti monumenti, tanta storia che merita di essere visitata. Ma adesso andiamo a Maratea, anche questa è una località che merita una vostra visita e noi proveremo invece a parlarvi di Maratea sotto un altro profilo oggi, quella della radio, la radio che dà voce a tutto ciò che riguarda Maratea e dintorni. Stiamo parlando di Radio Web Maratea, Web Radio, e ne parliamo insieme al titolare, l'anima, come dicevo all'inizio, di questa radio web, insieme a Francesco Rizzo, che di professione insegna musica, però, ma questo ovviamente ti dà anche la possibilità attraverso la radio di manifestare questo tuo interesse, questa voglia di far conoscere anche la musica. Intanto, quest'anno è un anno importante per la tua radio, perché? E beh, cara Antonietta, intanto lasciami salutare tutti gli amici che ci stanno guardando. È un anno importantissimo perché sono 11 anni, 11 anni che vive questa web radio e da qualche tempo anche una web nasce per davvero una necessità mia, ecco, di uscire fuori dai confini di una città bellissima quando vuoi, ma piccola insomma in qualche maniera, siccome io, hai detto bene, faccio il musicista insomma di professione, poi anche diciamo sono iscritto all'ordine dei giornalisti oramai da 12 anni e diciamo la comunicazione, ecco, stare in mezzo alla gente, parlare ad un pubblico per me è vitale. E allora quale mezzo migliore, ecco, della radio, in questo caso la web radio? E 11 anni fa pensai, dico, cosa potrei fare io, ecco, da musicista per dare spazio alla mia musica, ma anche alla tua soprattutto. E allora ho pensato di aprire questo mezzo che parlasse di noi, gente, diciamo, musicisti con la M maiuscola, ma che fanno musica inedita, magari non famosissimi. E ti dico che all'inizio è stato davvero dura, perché la gente addirittura mi chiedeva: ma che musica trasmetti tu? Come se la mia, la tua musica fosse diversa da quella famosa. E io dico che il do è uguale per tutti. Adesso è chiaro che se questo do suona, che ne so, in una stradina, è un do che magari varrà magari molto poco. Se suona al Madison Square Garden, questo do è forse un pochino diverso. Ma noi, ripeto, con tanta umiltà, cerchiamo di portare avanti, ecco, la nostra professione, perché poi tanti di noi vivono di musica e magari sono, come dire, poco conosciuti. Con Maratea Web Radio invece qual è la caratteristica, se così la posso chiamare? È che questa canzone suona, risuona e risuona ancora per tantissimo tempo senza poi fare differenze, perché a me quando qualcuno mi dice pure: senti Franco, ma addirittura insomma stai trasmettendo una musica che magari non è nemmeno pubblicata. E sì, perché chi sono io, Antonietta, per decidere tu sì, tu no? Insomma, voglio dire, 3 minuti di gloria dico che non si negano a nessuno, e su marateawebradio.it succede anche questo. Insomma, la vostra radio diventa anche una voce per gli artisti emergenti. Assolutamente, anzi solo per gli artisti emergenti, perché lo ripeto ancora una volta, il meno conosciuto del mondo sono proprio io, e allora nel momento in cui io devo parlare, ecco, di musica, naturalmente parlo della mia, ma ripeto anche della tua. Poi con marateawebradio.it facciamo tante altre cose, come giustamente dicevi tu, promuoviamo il territorio, da giornalista realizzo tantissimi servizi, ecco, nella mia città, nella nostra area, nella nostra zona, e dunque si parla, ecco, in lungo e largo di tante cose, naturalmente anche in qualche maniera anche di politica, ma in qualche maniera, perché ripeto, questa è una web radio che parla soprattutto di arte e di musica. Cosa c'è di bello da vedere a Maratea? Diciamolo al pubblico che ci sta seguendo. Beh, la cosa più importante sicuramente è il monumento del Cristo Redentore, un monumento che è secondo solo a quello di Rio de Janeiro, insomma, pensate, altro
oltre 22 metri, si trova sul Monte San Biagio a circa 600 metri a livello del mare, e lì su si gode davvero di un panorama mozzafiato sul Golfo di Policastro. Poi la cosa forse ancora più bella e più importante, ecco, sono le sacre reliquie del patrono e protettore San Biagio, che noi conserviamo proprio in questa magnifica basilica, che tra l'altro è stata restaurata da pochissimo, quindi davvero un santo protettore, come dire, miracoloso, un santo che, pensate un pochettino amici, ecco, stilla anche la Santa Manna, un liquido che diciamo è venerato da ogni marateodo senz'altro, ma da ogni devoto di questo grande santo, ripeto, venerato in tante parti d'Italia e del mondo. Maratea Web Radio come arriva al pubblico? Basta fare www.marateawebradio.it? Assolutamente sì, poi chiaro, siamo presenti su tanti social, perché oggi, ecco, il mondo si divide, ecco, tra il web e i social, che pure sul web sono, quindi ci potete trovare naturalmente a questo indirizzo www.marateawebradio.it. e io lo dico, se sei un artista, se sei un cantante, se sei, ecco, una persona che magari altri ti hanno chiuso le porte, su marateawebradio.it la porta, anzi il portone per te sarà aperto. Quindi, insomma, è una finestra per gli artisti di qualsiasi parte del mondo, soprattutto gli artisti emergenti. Sono vetrine importanti, un po' il ruolo che svolgono qualsiasi attività e radio locali, che un po' è questo il ruolo di queste realtà. Ti è piaciuto lo scenario che ti abbiamo offerto stamattina? È straordinario, io davvero ti ringrazio e vi ringrazio per questo regalo, perché ho fatto tante volte delle interviste, insomma, ma mai in questo scenario straordinario, insomma, a cui naturalmente vi invito di venire immediatamente a trovare, perché è fantastico, è stupendo. Quindi davvero grazie a 105 TV, grazie a te Antonietta, grazie a tutti gli amici che ci stanno guardando da tante parti dell'Italia e del mondo, e a presto, buona estate a tutti e soprattutto buona salute. Infatti, soprattutto quella. E intanto buon compleanno, 11 anni, grazie. A Maratea Web Radio. A te piace mangiare? Abbastanza, voglio dire, roba buona sì. Io vedo che ti mantieni sempre in forma, il sole proprio tu lo eviti. Guarda, siamo proprio nemici, ma grazie a Dio oggi, guarda che bella giornata, tra l'altro non piove ma non c'è nemmeno quel caldissimo, quindi ringrazio Dio anche per questo. Ma sai cucinare? No Antonietta, mi dispiace proprio no. Allora ti invito a seguire il nostro chef Andrea Cagnetti, protagonista ancora una volta di Gusto Estate. Noi ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo mi vado un po' a rinfrescare anche io. Grazie Antonietta, eccoci pronti a tutti gli amici gustosi per una nuova ricetta del nostro amico chef Andrea. Bentornato con Buongiorno una nuova ricetta, già sto vedendo questa ricetta qui fresca, gustosissima, a me piace tantissimo. Sicuramente gustosissima. Già sto vedendo, perché l'insalata, il pesce, sicuro farai qualche cosa di speciale, di particolare, come solo tu sai fare. Allora sì, oggi vi insegnerò a fare un craffen di spigola alla crema di carciofi. Un craffen? Perdonatemi, i carciofi non sono di stagione, ma potevo non insegnarvi il mio craffen alla crema di carciofi? Era da Roma con furore. E infatti sono carciofi alla romana. Appunto. Che spiegherò rapidamente. Allora, certo. Il carciofo alla romana intanto deve essere il cimarolo, quello bello, grosso. Si taglia, si monda sotto, si pulisce. Dopodiché si prende una casseruola in acciaio con un fondo spesso, si mette generoso olio, aglio in camicia schiacciato, mentuccia, e si condisce con un po' di sale e di pepe, chi vuole una scorza di limone. Poi si mettono 2-3 dita o di acqua semplice, o se preferite anche di brodo vegetale, e la cosa particolare e interessante è che si deve prendere un foglio di carta da forno, ammappucciarlo, dice ammappucciarlo. Sì, capiamo. Si mette sotto l'acqua, inumidito, e al posto del coperchio si mette questa campana fatta così, certo. E si lascia andare fino a che non si ritira tutto quanto il brodo, andate con la forchettina a sentire. Dopodiché io questo carciofo che cosa faccio?
me lo metto nel bicchierino del mini beamer e ne faccio una cremina. Una frullata. Allora, questa cremina poi la dovreste prendere e setacciare. Noi adesso non ci abbiamo tutto questo tempo. Per togliere però i filamenti. Sì, perché il filamento okay. È un po' fastidioso. Va e qui abbiamo una spigola, un filetto di spigola. L'altro filetto è già stato preparato, come poi vedrete. Allora, intanto potete chiedere al vostro alla vostra pescheria di fiducia di farvelo sfilettare in questo modo, togliendo anche la pelle. Mm-hmm. Poi magari una prossima volta vi insegno a sfilettare anche, il pesce. Anche, certo. Perché no? Sì. Dopodiché, questo filetto qui, io me lo vado ad intagliare in questo modo. Vedete? Senza arrivare troppo in profondità. Alla fine, sì. Esatto. E poi creare una tasca. Sì. Mm-hmm. Con la doppia carta da forno, volendo anche un po' oleata, mm-hmm, ve lo andrete a battere. Adesso faccio certo solo una cosa dimostrativa. Chiudendolo. Perché sì. Ecco fatto. Allora, se avete il batticarne andate certo molto leggeri. Martellino. Esatto. L'importante è sollecitare l'albumina. Ecco. Che è questa sostanza schiacciare preziosa. Piano piano. Mm-hmm. Esattamente, in questo modo. Senza vedete maltrattare. No, sempre ecco con tanto affetto. Il cibo va trattato bene perché poi il cibo ricambia e ci tratta con tanto amore. Certo. Allora, gli abbiamo dato una bella sculacciata, uh-huh, piacevole però, è una sculacciata leggera, piacevole. E adesso tiriamo fuori una pellicola. Allora, fate molto attenzione perché le pellicole che usiamo devono essere per il forno a microonde e che sopportino le temperature, perché noi adesso andremo a fare questo lavoretto qua. Grazie per la sous chef. Ecco, vedi? E l'altra raccomandazione è di guardare bene che cosa c'è scritto sulle scatole delle pellicole o anche della carta da forno, ma in particolar modo delle pellicole, perché magari perché dobbiamo stare attenti. Sì, perché sai che succede? Che magari uno prende quella da 99 centesimi e 90, sì, e poi non si rende conto che c'è scritto che non può stare a contatto col cibo, non può stare a contatto con gli oli. Allora leggiamo. Vediamo se ci riesce. Perché dobbiamo essere attentissimi. Allora, facciamo in questo modo. Vedete, ve lo rigirate in questo modo. Vediamo se il vento ci grazia. Poi con il cucchiaio andiamo a prendere un po' di questa crema. Poggiare qua? No, me la cavo. Te la cavi in mano. Sì, in questo modo. E con la pellicola andiamo a rimboccare la spigola, ok? In modo tale da farne una sfera. Un cartoccio. Esatto, il graffen sarebbe la vostra graffa, no? Il gioco è questo. Allora, questa pallina di spigola, come prima cottura la dovete mandare 7 minuti nell'acqua bollente. Ad immersione. Quindi che assicuratevi che sia stretto bene, mm-hmm, ok? E questo è un consiglio che do anche a tutti i ristoratori, perché come vedete non ci vuole molto e da un punto di vista tecnico poi al servizio basta aprire la pallina che io ho già preparato, precotto. Magia, okay? Eccola qua. Questa già l'ho precotta. Tempi tecnici. Ora questa la vedremo così, quindi soltanto cotta a bagnomaria, ma ritornando al consiglio per i colleghi ristoratori, questo prodotto qui si conserva benissimo in frigo in questo modo, dentro questa pellicola. Dopodiché si può mandare 7 minuti a 170 gradi nel forno ventilato e si serve. Quindi lo posso preparare la sera? Anche da casa, chiaramente. Se, guardate che meraviglia. Bella. Vedete come bella. Ci mettiamo bellissimo sopra un po' di sesamo. Che dire, fantastica, chef. Allora, prima un goccetto d'olio. Sì, che prima ci ho fatto uno scherzetto l'olio. Mettiamo un po' d'olio. Un altro po' di sesamo.
e il nostro krapfen di spigola è pronto. Questa è pronto. Operazione dell'olio e del sesamo chiaramente la devo fare prima di mandarlo nel forno. Certo. Quindi poi a questa seconda cottura di circa 7 minuti tanto per e può essere servito. È un diciamo un piatto molto affascinante, no? Che si può presentare anche molto con una bello, certa estetica, sia per casa quando avete degli ospiti, anche se sono tanti, ve li preparate magari dal giorno prima o la mattina, in modo tale che poi al momento del servizio 10 minuti nel forno e voilà, e tutti mangiano. E che si mangia poi con un piatto così leggero? Tagliamolo, vediamo l'interno, la sorpresa. Vediamo piano piano. Quindi, che delicatezza, che meraviglia. C'è la crema di carciofi alla romana. Bello, bello, bello. Bello e buono. Complimenti, complimenti. Chiamiamo Antonietta, grazie chef, grazie, sei stato come al solito. Ogni volta. Bravissimo, bravissimo. Antonietta parte subito con l'assaggio. Vieni, non l'ho capito questo. Pensavo che eri già pronta per l'assaggio. No, io dico, ci sta mostrando tutta la sua collezione di tazze. Continua. Grazie. Anche nell'altra puntata ci ha fatto vedere. Ne tiene parecchie. Su questo, vabbè, se ripeto. Volete anche tac, vediamo, assaggiamo. È come l'assaggiare, non si può assaggiare. Ah, ecco qua. Per me piacciono i carciofi. Stagione, fuori stagione, sono sempre buoni. Sono salutari. Come si chiama questo piatto? Krapfen di spigola alla crema di carciofi. Bella, oggi Krapfen perché è il termine tecnico per la bomba, per noi romani, per la graffa, per voi campani. Sì. Bene, allora lo troviamo sempre sulle tue pagine Facebook, Instagram. Facebook e Instagram, Andrea Cagnetti Chef, e additate una fotina che trovate chiedendo, no, di la ricetta. La ricetta io ve la farò. Però e poi preparatela anche, preparatela voi a casa e postatela. E ci mandate la fotografia. Va bene. Allora grazie ad Andrea Cagnetti, grazie a Francesca Pellegrino, grazie a voi. E noi ci vediamo domani con una nuova puntata del TG Estate. Grazie. Buona giornata a tutti.